nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Campo di Pietra. Siamo in contrada San Giovanni Cerreto, ossia sul tratturo, il tratturo che storicamente è stata ed è ancora comunque una autostrada verde, almeno così lo vogliamo immaginare, nonostante non proprio in tutti i territori sia stato conservato in maniera ottimale. Come invece accade qui? Qui appunto la sua larghezza è regolamentare, la cura è molto elevata e soprattutto poi siamo a due passi da Campobasso che vedete alle mie spalle. Due passi dalla città eppure in un contesto che per tre giorni ha ospitato tantissime attività, sicuramente musica, divertimento, ricreazione, sapori e quant'altro, ma anche proprio storie, approfondimenti culturali, approfondimenti anche religiosi e approfondimenti storici e tradizionali che riguardano il tratturo, questa importantissima risorsa. Una risorsa che in questa zona trova un'attenzione particolare da parte di un'associazione che porta lo stesso nome, il Tratturo Onlus, che con la collaborazione e il patrocinio istituzionale del Comune e della Regione ha comunque proposto in questi tre giorni sul finire del mese di luglio. Una tre giorni sicuramente molto intensa che noi abbiamo vissuto e che vogliamo raccontarvi. Per questo vi invitiamo a restare con noi con Viaggio in Molise. Siamo con Nibbio e il suo proprietario che è? Signor Mario Panzera. Ecco, il signor Mario che viene diciamo da Pietracatella, ma non solo. Ha fatto sentire la voce del padrone. Perfetto. Dove abita Nibbio con il suo proprietario? A Pietramurata, all'alto piano di Pietracatella, punto più alto di Pietracatella. Quindi diciamo andando verso Monaciglioni? Nel confine tra Monaciglioni, Macchia, Pietracatella. Perfetto, ecco. Da quanto tempo diciamo passeggiate insieme lei e Nibbio? Da 8 anni. Da 8 anni cresciuto da me. Quanto è importante avere un animale che vediamo è anche molto, molto affezionato? Molto, molto importante. Come potete vedere lui mi segue passo passo, fa tutto ciò che io le dico. Lei è stato sempre qui o è per lei diciamo aver ritrovato le origini? Io sono di origine di Pietracatella, sono emigrato per 40 anni su nel nord a Milano. Nel 2007 sono tornato qui e mi sono ridedicato ai cavalli. Precedentemente, prima di andare a Milano, mi dedicavo ai muli. Quindi diciamo un percorso di vita che è partito da qui, l'ha fatta tornare nei luoghi della sua origine? Nei luoghi d'origine. Quanto è importante ritrovare le origini? Molto, 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 molto. Si rivive. Io non sento più la stanchezza, non una volta facevo le 8 ore, avevo riposo. Adesso non faccio più riposi, mi alzo la mattina presto, vado a letto la notte molto tardi, senza nessun problema. Quanti animali ha oltre Nibbio? Sono un po' pieni di animali, gallina, qualche altro cavallo, capra, cani, un po' di tutto. Ho fatto uno chalet in legno lì in alta montagna, mille metri di altitudine. Siamo con Michele Giuliano del gruppo di cavalieri che accompagnerà tra pochissimo la Madonnina del tratturo qui da Contrada San Giovanni Cerreto su questa antica strada che è piena di storie. Ecco perché è importante anche per i giovani indossare abiti medievali e poi mettersi in sella per fare questa cosa. Allora, questa è una bellissima manifestazione che sono diversi anni che stiamo portando qui sul tratturo, questo lungo tratturo che collega Lucera col Castel di Sangro. Adesso ci organizziamo con questi abiti medievali per accompagnare la Madonnina che abbiamo la cappella poco più avanti e siamo in compagnia di questi bellissimi e carissimi amici cavalieri. Alla mia destra abbiamo Mario, viene da Termoli insieme agli altri cavalieri. Manca una nostra amica Amelia che diciamo è una degli organizzatrici, però che oggi a pranzo sarà qui dai nostri. Un'altra persona
un altro organizzatore qui dei Cavalieri che ci accompagnerà in questa passeggiata è Luca Di Bona, che lo stesso abbiamo accompagnato poco prima i Cavalieri lungo il percorso. Siamo usciti per Campo di Pietra, abbiamo fatto un giro nel paese giusto per far sentire la nostra presenza qua. E adesso tra 10 minuti credo partirà la processione. Ci sono 32 gradi e avete questi abiti molto pesanti, quindi significa anche attaccamento proprio al ruolo. Ma perché diciamo, è importante continuare a vivere il tratturo, coinvolgendo anche amici che, come vediamo, vengono anche da altri luoghi del Molise, quindi insomma sono qui apposta perché vogliono condividere questa esperienza? Allora, questa è diciamo, una manifestazione in primis per stare insieme, per creare un gruppo. Un gruppo di molisani, anche ci sono state persone che sono venute anche da fuori, da Roma, per diciamo, vivere questa partecipazione qui sul tratturo. E, carissimi amici, cerchiamo di fare gruppo, di stare insieme e di creare qualcosa e lasciare anche giovani che verranno nelle generazioni future. Difatti ho visto molti cavalieri giovani che c'erano tra di noi. Speriamo che questa manifestazione lascia nei cuori della gente qualcosa di concreto, diciamo. E detto da te che sei anche tu giovane, è un discorso che vale il doppio. Grazie per il giovane. Tutti, ho diciamo una 30 anni, quindi sono giovane, però me ne danno sempre 25. Li porto bene, ma speriamo che sui 40 rimanderò i 30. Un saluto a tutto lo staff di Telemolise. Da 3 giorni di Riviviamo il Tratturo ci porta a intervistare di nuovo, in altra veste in questo caso, anche Carlo Power, che lo ricordiamo, antropologo, quindi è stato tra i protagonisti del convegno storico che si è svolto proprio in questa sede. Oggi invece protagonista di un'altra passione, quella dell'equitazione, di una passeggiata a cavallo. Ecco, lei che è stato anche istruttore fisico, se non sbaglio, come vivere anche il tratturo attraverso proprio, diciamo, uno dei rapporti più spontanei, ossia in sella a un animale? Assolutamente una esperienza meravigliosa da condividere e soprattutto da valorizzare. Penso che il territorio, parlando alla regione e ovviamente alle autorità competenti, deve assolutamente essere messo a frutto da questo punto di vista, con un'organizzazione nel rispetto dei cavalli, nel rispetto del territorio. Il contatto con la natura a cavallo è completamente un'altra cosa. Per esempio, se si passa attraverso dei luoghi dove ci sono animali anche selvatici, con l'uomo a cavallo l'animale ha molta meno paura. Il rapporto proprio con il territorio si vive in un'esperienza arcaica quasi, specialmente con questi che sono a monta diciamo da lavoro, quindi sono cavalli anche più facili, la sella è più comoda, e quindi io penso che è un'esperienza importantissima. Questi piccoli gruppi che si muovono, che sono degli amatori, dovrebbero appunto consorziarsi e offrire appunto un servizio, magari ricostruendo gli itinerari del tradizionale tratturo, cosa che loro fanno, però ecco, avvicinandoli anche alle giovani generazioni, perché così si può riconoscere la propria memoria, altrimenti si perde. Questo significa anche una sinergia, cioè il tratturo diventa una sinergia tra regioni, che indica anche un'apertura al territorio, anche chiave europea, perché si abbattono le frontiere, anche se qui non ci sono, ma quelle vecchie frontiere immaginarie tornano a creare dialogo tra i popoli. È importantissimo. La scuola è fondamentale in tutto questo, perché bisogna cominciare dai bambini.